Le isole Falkland si trovano a circa 600 km dalla costa del Sud America. Sono oltre 200 isole, distanti dal polo sud, pressappoco quanto la città di Londra lo è dal polo nord. La capitale è Port Stanley. Stanley ha una popolazione totale di circa 2.000 persone. Queste isole potrebbero benissimo trovarsi a nord-ovest delle coste della Scozia. Sono molto simili alle Shetland. Il terreno è ricco di torba, non vi sono alberi indigeni e le superfici coltivate sono ridottissime. Queste isole sono un posto ideale per la fauna selvatica. I grandi banchi di alghe che circondano la maggior parte delle isole sono ricchi di nutrimento per gli uccelli marini. L'incontro tra correnti fredde e calde produce grandi banchi di krill, minuscoli gamberetti e di calamari, dei quali si nutrono i pinguini e gli albatros. Malgrado il vento soffi per gran parte dell'anno e vi siano circa 4 giorni di tempesta al mese, il clima non è molto freddo, neppure durante l'inverno. Rare giornate estive in cui l'aria è immobile si annunciano con una leggera foschia prodotta dal caldo. Altrimenti l'aria è sempre limpida e la luce è molto brillante. L'estate delle Falkland inizia in settembre. È in questo periodo che giungono i primi uccelli marini. La fauna selvatica delle Falkland dispone di 3 habitat, ognuno dotato di una sua specifica comunità di animali. Prima di tutto ci sono le fasce costiere. Queste sono il regno degli animali che si alimentano di molluschi, crostacei e alghe, come questa splendida bernaccia antartica, l'esemplare striato e la femmina. Un'anatra dal ciuffo beve un sorso di acqua salata. Le beccacce di mare possono essere trovate ovunque lungo la costa. Una coppia di tachieri, incapaci di volare, nuota a poche decine di metri di distanza. Un gabbiano del kelp si sposta da un habitat all'altro. Il cormorano reale frequenta il secondo tipo di habitat, le coste rocciose a picco sul mare. Questi uccelli fanno il nido in comunità molto numerose. I loro vicini, i cormorani di Magellano, scelgono invece le cenge più inaccessibili. Sul livello più basso della scogliera, le otarie partoriscono i loro piccoli. Questo pinguino di Magellano sta andando a costruire il nido nel 3° habitat, quello dei manti di tussock, erba indigena delle Falkland. L'elefante marino si limita a sfruttare l'erba per i momenti di relax e i bagni di sole. Ma per molte specie di uccelli il tussock risulta vitale nelle attività estive. A questa latitudine non c'è grande differenza tra le stagioni, perciò la costruzione dei nidi inizia presto. Ecco un gruppo di ostrichieri di Magellano. Nelle vicinanze un esemplare di beccaccia di mare nera. Nei primi giorni di ottobre i nidi ricoprono la scogliera. Ecco una bernaccia dalla testa rossa e una degli altopiani, più grande e priva del cerchio bianco attorno agli occhi. Una bernaccia antartica, quasi completamente mimetizzata tra l'erba. Una bernaccia di Magellano. Un beccaccino, questa specie si distingue in tutto il mondo per le sue capacità mimetiche. Nel secondo tipo di habitat, la comunità della scogliera sta anch'essa lavorando sodo. I cormorani reali, nella loro livrea nuziale, stanno risolvendo delle dispute territoriali. I pinguini saltatori, in genere molto rissosi, si limitano a osservare dai loro nidi. Per completare la costruzione del nido, il cormorano reale raccoglie alghe ed erba. Questa raccolta gioca un ruolo molto importante nella vita domestica del cormorano.
Alla fine l'erba e le alghe raccolte sono collocate sulla cima del nido come una sorta di letto per le uova e per i piccoli. La presentazione rituale dei doni alla propria compagna è molto importante. È un po' come portare alla fidanzata un mazzo di rose. Aiuta a consolidare il legame della coppia. La consegna dei doni non è sempre così agevole. Spesso vi sono dei rivali in attesa intenzionati a rubare i regali portati dai corteggiatori. Alla fine tutti riescono a imbottire il proprio nido e ha inizio il duro lavoro della deposizione e incubazione delle uova. Sulla parete della scogliera i cormorani di Magellano stanno seguendo un rituale molto simile. In genere è possibile distinguerli facilmente dai cormorani reali, non solo per il loro stile di vita più solitario, ma anche per le macchie rosse vicino al becco. Le dispute per gli spazi dove nidificare possono essere più pericolose se si vive su una cengia larga pressappoco quanto il davanzale di una finestra. Cinque specie di pinguini nidificano nelle Falkland. Questi sono i pinguini di Magellano, in locale li chiamano asini, per il suono che emettono simile a un raglio. Essi ritornano alle Falkland dalle profonde acque dell'oceano tra la fine di settembre e i primi di ottobre. Si tratta di pinguini dalle zampe nere, parenti prossimi di quelli del Perù, delle Galapagos e del Sudafrica. La gran parte dei pinguini dalle zampe nere nidifica in tane di solito situate a circa 100 metri dalla riva. Alcuni preferiscono invece fare il nido nelle praterie erbose. L'incontro con il proprio partner all'ingresso della tana viene sottolineato da un rauco duetto di ragli. Subito dopo gli animali si occupano della pulizia del piumaggio. L'erba si dirada dove gli elefanti marini eseguono i loro corteggiamenti e danno alla luce i piccoli. Si tratta delle foche più grandi che esistano. I maschi possono arrivare a pesare fino a 3 tonnellate e possono demolire nel corso delle battaglie per gli accoppiamenti o con i loro poderosi e goffi spostamenti qualunque cosa, anche il resistente tasso. Il nome della specie deriva dal naso del maschio. Questo naso, a forma di proboscide, ha un ruolo molto importante nelle parate nuziali e nei combattimenti con i rivali. I maschi più maturi hanno i nasi più belli, ma solo una femmina potrebbe essere in grado di compiere movimenti così delicati con le proprie pinne. I giovani crescono in fretta, nutriti dal latte delle loro madri. Il latte di foca è uno degli alimenti più nutrienti che esista al mondo. Questi esemplari hanno da poco compiuto un mese. Nella colonia dei cormorani reali, i primi piccoli iniziano ad uscire dalle uova. All'età di 2 settimane, i piccoli sono ancora parzialmente in plumi.
tempo, 3 settimane, i piccoli iniziano a crescere velocemente, alimentati da una dieta a base di pesce predigerito. Anche i cormorani di Magellano sono nel pieno della riproduzione. In basso una famiglia di tachieri incapaci di volare. Nel frattempo, nel cunicolo dei pinguini di Magellano, il primo piccolo è già uscito dall'uovo e riceve le prime cure dalla madre. Il secondo uovo inizia a schiudersi. Anche i primi piccoli di Albatros sono usciti dalle uova. Dall'alto i caracara sono in cerca di un piccolo sperduto. Ma gli Albatros sono genitori coscienziosi e di rado abbandonano le uova o i piccoli senza protezione. Tra tutti gli uccelli delle Falkland, i piccoli albatros sono i più lenti a svilupparsi. Questo piccolo ha circa 8 settimane. Non lascerà la colonia per 2 mesi. Nel frattempo i genitori passano grandi quantità di pesce predigerito nel becco dei piccoli, mentre altri adulti trasportano del pesce appena pescato. Questa famiglia di Bernacce di Magellano subisce un feroce attacco da parte di un maschio della propria specie. Egli sembra già aver pagato le conseguenze della sua natura aggressiva con una brutta ferita al collo. È difficile comprendere il perché di un comportamento così aggressivo nei confronti dei propri simili. Forse l'intera famiglia aveva violato il suo territorio. Anche dopo aver allontanato la femmina, il maschio attacca ancora una volta uno dei piccoli che la seguono. Le sterne sudamericane allevano i loro piccoli nell'erba tussock in colonie litigiose composte da migliaia di esemplari. Il fattore di protezione più importante delle sterne è dato dalla loro prolificità. Lo stesso non può essere detto delle procellarie giganti, le cui uova sono state razziate dai caracara. Sono pochi i nidi nelle vicinanze della colonia dei pinguini saltatori in cui siano nati dei piccoli. I sopravvissuti sono appena una manciata. I gabbiani del kelp sono una delle specie di maggiore successo alle Falkland. Sono più grandi dei gabbiani grigi. Le due specie allevano spesso i propri piccoli in nidi adiacenti. Ecco il gabbiano del kelp, è quello con la schiena nera e il becco giallo. Il gabbiano grigio, di dimensioni minori, è di un grigio ardesia e ha il becco e le zampe di colore rosso. Malgrado l'apparente tolleranza reciproca dei vicini di nido, è sfortunato il piccolo gabbiano grigio che si avventura nel territorio dei gabbiani del kelp.
La vittima non appartiene necessariamente a un'altra specie. Qualunque piccolo di gabbiano grigio o di gabbiano del kelp che si allontani troppo da casa ha probabilità di essere attaccato. La vita per le famiglie di oche che si stanno ingrandendo è relativamente più facile. Sia le bernacce di Magellano che le bernacce antartiche vengono portate in giro in fila indiana, sorvegliate da genitori premurosi. Appena possibile, i giovani uccelli vengono condotti verso la costa per alcune lezioni di nuoto. Questa è una fila di anatre dal ciuffo. Nelle vicinanze una bernaccia di Magellano si prepara a varare la sua piccola flotta. Giunti al mese di febbraio, i due piccoli pinguini di Magellano passano gran parte del loro tempo all'entrata del cunicolo nell'erba tussock. I gabbiani e le sterne hanno ora abbandonato le loro colonie e si dirigono verso la spiaggia con i propri piccoli. Lungo la strada che porta al mare, i giovani gabbiani del kelp si riuniscono per proteggersi dai loro simili. Sono temprati dalla dura vita che si svolge all'interno della colonia di gabbiani. Per loro questo è un trattamento che forse nella vita potrà rivelarsi una lezione di sopravvivenza. La fine dell'estate avviene più violentemente che altrove. Questi venti hanno tutta la potenza dell'oceano meridionale. I giovani albatros accolgono i venti sbattendo con forza le ali. Questi uccelli sono a loro agio nel vento. Senza i venti, essi non potrebbero navigare nei mari meridionali oppure attorno a Capo Horn con la stessa facilità. Gli albatros hanno bisogno di 4 mesi, più di qualsiasi altro uccello delle Falkland, per raggiungere la maturità. I loro genitori sono i primi a venire a terra e i piccoli sono gli ultimi a lasciarla. Quando finalmente si lanciano in volo, questi veri navigatori dell'oceano a volte sono costretti a subire un ultimo agguato, teso loro dai Karakara. Le Falkland giocano un ruolo importante nel ripopolamento dei più incontaminati oceani della Terra, con grandi quantità di uccelli marini.